Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic 2015. Io sono Mazzetesse e sono ansioso di vincere questa partita. Quindi iniziamo molto rapidamente e... Sì, ci dice delle altre cose qualcuno che ci vuole fermare. Cioè alla fine vogliono mettere un certo story là, però non è che sia poi sviluppata chissà quanto bene. Provo a prendere un'altra mano. Proviamo a tenerla, ma ho pochissimo mana, ho un po' paura di questa cosa. Allora, vediamo. Mette un terra. Ho bisogno di mana, non portarmi questa robaccia là. Niente. Allora. Altro mana, altre terre, altre mana, altre... Oh, un guild gate. Lo giochiamo adesso? No, mettiamo così, così posso giocare un Timberland Guide o un Wandering Wolf. No, io direi questo, gli mettiamo più uno questo, così che ha un lifelink più forte. E poi guarda, io attacco con questo. Perché no? Così mi tolgo due punti lei e ne prendo due io. Non mi sembra male come patto, no? Adesso lei gioca l'in... Ok, no. Avevo paura che giocasse qualcosa di mostruosamente potente. A mettere un Guild Gate, allora questo turno, e poi gioco il Wandering Wolf. E allora io andrei di nuovo con un Trained Caracal. Ora come ora. E mi tengo quei due se per caso dovesse giocare qualcosa di mostruoso. 16 a 24 per ora sta andando abbastanza bene, però... Temo che... Cosa gioca adesso? Allora, un Elfo Scout 0-1, però... la sacrifica e prende un centauro da più 3 più 3. 3-3 nel senso. E questo non è niente buono. Ah, ecco, vedi, l'ha sacrificato subito e si mette il centauro 3-3. E il centauro 3-3 non è nulla buono per noi. Però ho un Seraph of Emesis, posso farlo? Convoca, quante? Ah, me ne manca ancora uno. E allora uso un Timberland Guide. No? Di quanto ho bisogno, scusate? 5-2. Qua ho 2. Eh no, me ne mancano 3. No, 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 scusa un attimo. Allora no, continua così, scusa. No, non posso tapparle tutte e tre adesso, non esageriamo. Skippiamo. E continuiamo. Dai, prossimo turno mi gioco un'altra pianura e magari riesco a fare qualcosina con Seraph of Emesis o con gli altri qua. Mi attacchi. Ne brucio uno per bloccarlo o... E se facessi così e così? Dovrebbe morire, no? Ok. Mette un più uno, più un uccellino con 1-1. E poi fa populate. Quindi lo sdoppia. Populate di nuovo! Un esercito di uccellini! Che hanno volato. Non ho niente con volare, giocato! Oh, cribbio. Vai con lo Stomper Cub, ma... Se non ho niente con volare, servirà poco. Beh, no, potrei infliggere comunque un fracco di danni. Se mi volete fermare, dovete perdere un po' di uccellini. Un uccellino muore.
e l'altro uccellino muore. Mi sembra un patto equo, visto che ho preso comunque 2 punti dal lifelink. Adesso mi può attaccare solo con un uccellino, no? E non lo fa. Chissà perché. Oddio! Un altro uccellino e sdoppia di nuovo l'uccellino. Ho ucciso 2 uccellini per niente, adesso ne ha altri milioni. Noi giochiamo un Aegis Angel. Sì. Così se non altro posso uccidere uccellini ogni turno. Un permanente che diventa indistruttibile. Ah no, tranne se stesso. Allo Stomper Cub. Vai con lo Stomper Cub. Bene. Mi sembra che la situazione sia abbastanza buona per ora. Adesso se mi attacca con gli uccellini mi può infliggere 2 danni ma ne perde uno. Infatti non fa così. Oddio, un più 8 con vigilanza. Ho bisogno del mio Seraph of Emesis. È un 5 e 2. Quanti ne ho qua? 4 e 2, 6. No, non ancora. E se io giocassi un Titanic Growth su questo, che diventa un 8-7. No, diventa un 9-7. Ci proviamo. No. Questo è un istantaneo, no? Quindi posso usarlo anche in difesa. Sì, attacco con questo, scusa. Così lo porto a 6. Non posso difendermi dagli uccellini, però. Io direi di attaccare con questo. Mi pare che ne valga la pena. Ah! Perfetto, mi blocca. E muore miseramente. Mi attacchi con un uccellino e basta. Nulla di grave. Rimaniamo comunque a 25. Avrei bisogno di un po' di. Ah, un altro 8-8 con vigilanza, bestia. Ho bisogno di creature con volare. Altrimenti sono nei guai. Adesso posso giocare Seraph of Emesis. Conferma. Tappo tutto. E attacco con questo. Perfetto, muore un altro uccellino. Mi pare uno scambio equo. Fintanto che ho uccellini non posso ucciderlo, però se perde uccellini attaccandomi. Allora. Io uccido l'uccellino. E blocco uno di questi. E prendo 8 danni. Mi sembra equo. Oddio, un altro uccellino. L'avevo detto che la prima volta che beccavo qualcuno che usava volare come cosa principale avrei perso.
Ne metterei un più uno sull'Aegis Angel. E io attaccherei con questa. Se me lo permetti. Poi se non altro ho qualcuno con cui bloccare uno di quelli là. Ah! Mi blocca con l'uccellino. Anzi, è un Titanic Growth questo giro, quindi se per caso mi attaccasse posso stoppare. Ah no, prima devo dire di difendere, poi devo mettere l'istantaneo. Allora, prende un più 4 più 4, quindi se gli gioco quello contro muore questo. Sai cosa? Credo che il gioco non valga la candela. A travolgere, no? No, ma non credo che in questo caso funzioni il travolgere, eh? No, infatti. Ok. Questo prende un più 4 più 4 e questo gli dà un più 1 e più 1 e attacca una creatura che non controlla. Se io dessi un più 4 più 4 al Seraph of Emesis e poi gli dessi un più 1 più 1 sarebbe un 9-9 e mi distruggerebbe quello. Not bad at all. E adesso non hai uccellini. Come farai senza uccellini, mio piccolo Silenzia Power? Mi attacchi con cosa? Con un 8-8? Farò così. Potrei anche distruggermelo quello, ma io ora ho il mio Seraph of Emesis e il mio bellissimo Aegis Angel e direi che la tua partita è finita, mio caro Selenznia Selesnia's Power. Addio. Grandioso ragazzi, sembrava impossibile, eppure ce l'avevamo fatta di nuovo. Allora, io credo che sia trascorso abbastanza tempo, quindi vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a mettere un commento, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto, ciao a tutti.